Bentrovati ai telespettatori di Cilento Channel, nuovo appuntamento con Cilento Focus, il programma della nostra emittente che mette in risalto tutto ciò che accade nel nostro territorio. Oggi ci occuperemo di scuola, un argomento di cui si sta parlando tanto in questi ultimi giorni. Nelle settimane scorse, come emittente televisiva, abbiamo intervistato Eleonora Zaccaria, che è la persona che ha realizzato il gruppo social sia la riapertura delle scuole nella città di Agropoli, per ascoltare le sue ragioni. Oggi invece andremo a sentire alcuni componenti del gruppo no alla riapertura delle scuole ad Agropoli, proprio per insomma avere anche il quadro della situazione completo. E allora andiamo subito a salutare i nostri ospiti che hanno accettato il nostro invito a questa trasmissione. Iniziamo da Tiziano Chirico, componente del gruppo No alla riapertura delle scuole ad Agropoli. Ben trovato Tiziano, ma anche genitore ovviamente. Ben trovato, un cordiale saluto a tutti. Pierluigi Iorio, anche lui genitore e componente del gruppo No alla riapertura delle scuole ad Agropoli, ma anche direttore artistico della stagione teatrale del Cineteatro Edoardo De Filippo di Agropoli. Ben trovato Pierluigi. Buonasera, ciao Raffaella, buonasera agli ospiti e agli spettatori. Abbiamo con noi anche Bianca Rosa Di Ruocco, che è una mamma, ma soprattutto è un'insegnante. Anche lei ha aderito a questo gruppo, no alla riapertura delle scuole ad Agropoli. Grazie Bianca Rosa per aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti, salve, sono Bianca Rosa, un'insegnante, appunto come diceva Raffaella, e un genitore. Ciao Raffaella, grazie. Grazie a te. E poi abbiamo il piacere di ospitare anche il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, al quale va il nostro ringraziamento per aver accettato il confronto. Grazie Sindaco e ben trovato. Ciao Raffaella, naturalmente un saluto a tutti coloro che sono intervenuti. Insomma, è chiaro che a me fa piacere, come sapete, sono incline ad incontrarmi, a ragionare, a parlare, anche perché penso sia anche giusto il confronto, e quindi sono felice di essere a vostra disposizione. Un saluto particolare a tutti coloro che ci seguono da Cilento Channel. Grazie Sindaco. Allora iniziamo subito e partiamo da Tiziano, che ci spiega, ecco, le ragioni della sua adesione a questo gruppo e dunque no alla riapertura delle scuole ad Agropoli. Sappiamo insomma che le scuole sono ripartite da una settimana. Ieri è stata firmata un'ulteriore ordinanza dal nostro presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per il rientro a scuola anche delle terze classi del primo ciclo. E allora Tiziano, spiegaci le motivazioni e il perché hai aderito a questo gruppo. Allora, innanzitutto vorrei sgombrare il campo da qualunque tipo di equivoco, precisando che noi tutti, appartenenti al gruppo, ma anche altre persone con le quali mi è capitato di parlare, genitori e non, siamo come gli altri assolutamente in linea nel ritenere la didattica in presenza la condizione ottimale, è evidente questo. Come pure, ci mancherebbe altro, riconosciamo il sacrosanto diritto allo studio e per tutti. L'unica cosa che ci distingue e che consideriamo il diritto alla salute non solo imprescindibile, ma è proprio debito. Non esistono altri tipi di diritti se prima non stiamo in salute. Per cui questo è giusto per dire che l'iniziativa a cui abbiamo dato vita, alla quale partecipiamo, non è contro qualcuno, né a livello locale né a livelli più alti, ma è per qualcosa. Anzi, se proprio la vogliamo dire tutta, è sotto gli occhi di tutti che tanto la Regione quanto il nostro Comune, nella persona del nostro gruppo, no, sono stati quelli più previdenti e attenti
ad oggi nel gestire questa vicenda pandemica. Cui lo è stata la regione, lo sappiamo, è sulle cronache nazionali tutti i giorni quasi, e lo è stato anche il nostro sindaco quando a dicembre ha prorogato la chiusura delle scuole mentre per la maggior parte degli altri comuni erano regolarmente aperte. Quindi lungi da noi il voler puntare il dito contro qualcuno. L'iniziativa è solo volta a far emergere con forse maggior chiarezza quelle che sono delle criticità lampanti, ma che partono dalla normativa nazionale. Io mi permetto di parlare di normativa solo per il fatto che ho un minimo di dimestichezza facendo il lavoro che faccio. E tanto la normativa nazionale quanto quella regionale contrasta con quella che è la situazione di fatto. Questo perché? Perché ad ottobre noi sappiamo che sono state chiuse le scuole. La Regione Campania, come dicevamo, era stata anche la più previdente nel farlo in anticipo. Ma se noi andiamo a vedere, questo non lo dico io, lo dicono le unità di crisi, sia del governo sia quelle della Regione Campania. La situazione che avevamo ad ottobre, quando giustamente e opportunamente sono state chiuse le scuole, era meno grave di quella che abbiamo oggi. Sotto tanti parametri, e questo non è una valutazione o un'interpretazione mia personale, ma sono le evidenze medico-scientifiche ufficiali che sono presupposto dei provvedimenti che sono stati presi. Il governo ha deciso di riaprire le scuole in un momento in cui abbiamo un contesto internazionale, vedi Regno Unito, Germania, Francia, che nei mesi scorsi, a differenza dell'Italia, hanno avuto le scuole aperte. Infatti oggi loro si trovano in situazione di lockdown con tanti morti e hanno fatto un passo indietro. La differenza dell'Italia rispetto a loro, nei mesi scorsi, nella gestione, è stata diversa solo nella chiusura delle scuole. E le altre scelte sono state tutte condivise a livello europeo. Per cui già solo questo avrebbe dovuto far pensare al nostro governo in maniera diversa da quello che è stato detto. Abbiamo inoltre rispetto ad allora le varianti Covid, cioè quella inglese, abbiamo, è di qualche giorno la notizia che ce ne sono anche due, ce ne sarebbero in America Latina e ce ne sono altre in altri continenti. E peraltro è noto, ce lo dice la comunità scientifica, che sono anche più altamente contagiose, più facilmente contagiose rispetto al virus iniziale. Sono dati ufficiali, ripeto, non sono interpretazioni. Abbiamo le terapie intensive di diverse regioni che hanno superato la soglia limite emergenziale, perché ricordiamolo, nelle terapie intensive non ci sono solo i contagiati di Covid che hanno patologie, che versano in condizioni gravi, ma ci sono anche altre patologie purtroppo, ai noi. Viene detto ufficialmente che sempre l'unità di crisi di supporto alla regione e l'indice RT noto ormai a tutti noi si è incrementato notevolmente. Il Comitato Tecnico Scientifico del Governo ha detto che non era d'accordo nella riapertura delle scuole, tanto è vero che da diversi giorni ascoltiamo anche per televisione o sui social gli addetti ai lavori, i nostri esperti governativi e non, ma parliamo di esperti non dell'ultimo Ateneo di chissà quale posto dedicato, ma parliamo di quelli che fin dall'inizio hanno accompagnato le scelte governative e comunque istituzionali, parliamo di Istituto Superiore di Sanità e via discorrendo. Per cui nel dire tutto questo noi restiamo basiti, restiamo sconvolti, perché presupposto delle decisioni governative e regionali sono queste evidenze scientifiche che vi ho elencato sinteticamente. Se questo è il presupposto, non si capisce poi perché la decisione vada in direzione opposta. Tanto è vero che anche oggi, nell'ordinanza che leggo, l'ordinanza numero 2 della Regione Campania, fa riferimento alle evidenze sempre scientifiche di comunità di crisi regionale, dove si continuano a ribadire, anzi addirittura sono più gravi,
si dice nelle sedute 14 e 15 gennaio 2021, l'unità di crisi ha esaminato il contesto epidemiologico regionale, nonché con specifico riferimento al mondo scolastico e all'esito delle competenti valutazioni, ha rappresentato l'unanime avviso secondo cui si ritiene che non sussistano i presupposti per la ripresa dell'attività in presenza delle scuole, riferendosi a tutte le altre scuole, ad eccezione dell'infanzia, dei primi tre anni delle primarie. Come pure, cerco di essere rapido, chiedo scusa se rubo qualche istante in più. Il report nazionale numero 35 che fa il monitoraggio fa riferimento alla settimana che va dal 4 gennaio al 10, ma è anche aggiornata al 13. Dice che si osserva un peggioramento generale della, questo è il monitoraggio anche nazionale, conferma, della situazione epidemiologica del paese. L'incremento dell'incidenza è stato comunque contenuto grazie alle misure di mitigazione che sono state adottate nel periodo natalizio. Completando in maniera assolutamente sintetica quello che è il report 35, quello nazionale, notizie quindi e dati ufficiali del governo, si conferma pertanto la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone. È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con le persone al di fuori del proprio nucleo abitativo, che non siano strettamente necessarie, e di rimanere a casa il più possibile. In tutto questo richiama anche l'attenzione sul rischio di compromettere la campagna vaccinale, perché, riferisce il report, e così come viene confermato anche dalla Regione, una ripresa significativa, come purtroppo sta succedendo, della curva dei contagi rischia seriamente, dicono loro, di compromettere la campagna vaccinale. In ultima cosa, ma in ultimo non perché l'ultima cosa detta, ce ne sono tante, ma mi rendo conto che abbiamo esigenze televisive. In ultimo si sottolinea che si tiene conto del comprovato effetto moltiplicatore connesso ai contagi nelle scuole. Con questo ho voluto solo in maniera assolutamente rapida mettere sul tavolo gli elementi di fatto e normativi che oggi sono in corso, sono vigenti, e sulla base dei quali il governo e la regione ha deciso di aprire le scuole, seppur in maniera graduale, seppur in maniera più prudente da parte della regione. E quindi questo lo metto sul tavolo, ripeto, non come interpretazione, ma come elementi obiettivi ufficiali che sono a disposizione di tutti. Quindi su questo magari può essere opportuno ascoltare il sindaco, se ci può essere di aiuto. Certo, allora, sindaco, sulla base di quello che ha detto Tiziano, ecco, che cosa puoi rispondere? Sì, allora è chiaro che le osservazioni che ha fatto Tiziano sono tutte corrette, nessuno ha da dire qualcosa in contrario. Io cerco di comprendere l'atteggiamento comunque che il governo mi sembra di aver preso, che è quello di tutto sommato affrontare il virus e non scappare da esso. Sta tentando quindi con soluzione alternativa al lockdown completo, che pure c'era stato, se ricordate, lo scorso anno, un atteggiamento di, come dire, di prudente ma non di chiusura complessiva. E in questa logica credo rientri anche la scelta dell'apertura delle scuole. Peraltro, come osservava Tiziano prima, anche in totale controtendenza la Campania, come noi in generale, il nostro piccolo, abbiamo cercato di essere prudenti nell'approccio al mondo scolastico, tant'è vero che nei periodi, diciamo, negli scorsi mesi io ho sentito colleghi, insomma, di comuni del nord, per esempio, che hanno avuto quasi sempre le scuole aperte, sostanzialmente quasi come se l'anno scolastico non si fosse mai fermato, mentre nel nostro caso abbiamo avuto questa pausa fino a Natale. Quindi mi pare che in generale l'approccio del governo sia quello di evitare una chiusura completa dei servizi, ma affrontare, ecco, il virus invece che scappare da esso. Mi sembra che tutto sommato l'atteggiamento ha un senso, non è che, quindi se da una parte il ragionamento che fa Tiziano è corretto, nella dire dobbiamo essere prudenti perché molti indicatori ci stanno dicendo che
c'è comunque un elemento di rischio serio che si sta affacciando qui all'inizio dell'anno. È chiaro che dall'altra parte, con la stessa atteggiamento comunque prudente, dire non possiamo comunque scappare, sfuggire dal virus, ma dobbiamo in ogni caso affrontarlo, diciamo, con prudenza ma a viso aperto. Ora, quali sono le atteso quindi che possiamo continuare a ragionare su le scelte più corrette, equilibrate, ma i punti di vista sono diversi. Anzi, quello che ho notato io, se mi consentite, al mio osservatorio, è proprio la mancanza di certezze che ha contraddistinto questo percorso così tortuoso, quello della vicenda della pandemia. Una cosa è certa, che ci ha fatto vivere nell'incertezza, perché anche voglio dire, gli esperti avevano atteggiamenti e approcci diversi, i governatori avevano atteggiamenti e approcci diversi, i governi nazionali, ma quelli europei, quelli diciamo internazionali, hanno avuto atteggiamenti e approcci diversi. Non c'è stata nessuna certezza, e anche ora nei vaccini vediamo ultimamente atteggiamenti e approcci diversi. Prima si dice dobbiamo fare il vaccino, poi il richiamo nel giro di 15 giorni, poi il richiamo si fa, poi non si fa. Cioè veramente stiamo muovendoci in un contesto molto incerto, quindi io vedo Tiziano che è sicuro di quello che dice, ma io ho la sensazione invece di una generale incertezza. Appeso questo, però, dobbiamo prendere decisioni. E il sindaco che ponderà? Voi sapete che il sindaco, diciamo, sulla base del quadro epidemiologico locale, può, se ritiene, restringere quelle che sono le scelte che vengono fatte dagli organi sovraordinati, quindi governo nazionale, regione e quant'altro. Quindi io, sulla base del quadro di Agropoli, potrei, come ho fatto nel caso della chiusura delle scuole negli ultimi 10 giorni dell'anno, fare delle scelte più restrittive. Ecco, vi invito anche a fare un ragionamento su questo, nel senso che oggi ad Agropoli abbiamo una situazione epidemiologica con 24 casi, quindi 25 casi, quindi una situazione che non possiamo dire diciamo pericolosa, definiamola così. È chiaro che un'ordinanza di chiusura delle scuole dovrebbe essere comunque supportata da dati, diciamo, tra virgolette, che dovrebbero in qualche modo segnalare se un rischio è effettivo ed imminente, che mi pare in questo momento non c'è, se noi lo paragoniamo anche a Comuni limitrofi o comunque sui dati che mi dicevo giornale dall'ASL. Quindi un provvedimento restrittivo in questa fase, in questo contesto, se lo confrontiamo con gli altri indicatori, non c'è da parte mia. È chiaro che il prefetto mi ha detto a chiare lettere, insomma, che qualunque ordinanza che i sindaci faranno, mi ha detto saranno comunque valutate, perché è chiaro che l'indicazione che loro hanno ricevuto è quella di, come abbiamo detto all'inizio, affrontare il virus e quindi cercare di fare aprire le scuole. Allora, oggi sulla base delle valutazioni che ho in questo momento, credo non credo di essere in grado di giustificare un'ordinanza di chiusura. E quindi ci stiamo allineando quelle che sono le indicazioni del governatore, che ha fatto comunque una scelta più restrittiva rispetto al governo, quello cioè di un'apertura graduale. Quindi questo mi pare che è il quadro, ma sono disposto a ricevere consigli, perché dire, se troviamo una soluzione più equilibrata, per l'amor di Dio, si era pensato nei giorni scorsi una didattica mista, tant'è vero che una riunione che abbiamo fatto qui in comune abbiamo chiesto alla dirigente del secondo circolo, la dottoressa Verrelli, di immaginare un percorso di didattica mista, cioè consentire sia la situazione in presenza che quella, diciamo, a distanza, ma sembra che questa prerogativa, cioè quella della impostazione della didattica, sia una prerogativa strettamente legata al Ministero, e per questo motivo non ci sia questa possibilità, che pure ci sta a livello di scuole secondarie superiori. Quella mi sembra, per esempio, una scelta corretta, una scelta intelligente, perché si dava la possibilità ai genitori di scegliere se far vivere ai propri figli la situazione in presenza oppure in distanza. Credo che questo poteva essere una giusta mediazione, però mi hanno riferito che questo non è possibile, e quindi stiamo nelle condizioni in cui ci troviamo. Se dovessi però alla fine decidere di trovare l'equilibrio, cioè di trovare la possibilità di giustificare una chiusura e chiudere le scuole, saremo in una condizione più restrittiva di quella che attualmente abbiamo, dove le scuole sono aperte e i genitori che vogliono mandarle li mandano, quelli che non li vogliono mandare possono anche trattenerli a casa, quindi c'è un poco più, tra virgolette, di libertà in questa situazione. Ok.
No, se ha qualcosa da dire lo dica pure, io ho cercato di fare un ragionamento corretto. Se lei ritiene che quello che ho detto è sbagliato o ho detto qualcosa fuori dal mondo, sono qui. Allora, allora che sta dicendo come se dicendo un'eresia, mi farebbe piacere di capire quale eresia ho appena detto, così imparo qualcosa. Allora Bianca Rosa, siccome tu sei anche un insegnante, ecco, rispondiamo al sindaco, ecco, che vuole capire il perché del tuo intervento, prego. Allora, da premettere una cosa, salve, io sono un insegnante della scuola dell'infanzia e primaria. Dunque, nella scuola dell'infanzia, praticamente, che non è obbligatoria, perché praticamente noi sappiamo che la scuola dell'infanzia non rientra nell'obbligo scolastico. Però nel momento in cui i bambini si iscrivono, no, alla scuola dell'infanzia, devono giustificare la loro presenza. Noi siamo in presenza in questo periodo. Siamo in presenza, perché la scuola dell'infanzia è in presenza. Che cosa stabilisce il regolamento? Che nel momento in cui alcuni bambini non frequentano per un determinato periodo di tempo la scuola dell'infanzia, vengono depennati per dare posto praticamente a quelli che stanno in lista. Benissimo. Alcuni genitori chiaramente non se la sentono di mandare i bambini adesso, in questo periodo, e io non li biasimo, perché effettivamente il pericolo del contagio può esserci. Cosa succede? Che automaticamente questi bambini rischiano di essere depennati se per caso non frequentano la scuola dell'infanzia entro un numero preciso di giorni che a loro viene consentito. Benissimo. Scuola primaria, la stessa cosa. Entro un tempo prestabilito che loro non frequentano né la DAD, in questo caso, perché sono in presenza fino alla almeno fino a questo momento, fino alla seconda elementare, sono in presenza, e poi da lunedì dalla terza elementare. Cosa accade? Che loro praticamente aggiungono dei giorni di assenza dalla scuola, quindi non presenza, per cui praticamente per loro viene adottato il regolamento che solitamente viene adottato per tutte quante le scuole. Cioè quello del fatto che se per caso non frequentano in presenza, a loro viene dato un voto oppure diciamo una valutazione diversa dagli altri. Ecco, vedete, questo è il fatto, che purtroppo questa situazione di entrare ed uscire dalla scuola per questioni ovviamente legate al Covid sta provocando delle problematiche enormi. Quindi, signor sindaco, mi ascolti bene, io voglio semplicemente dire, io sono una insegnante della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, io sto entrando in presenza adesso attualmente nella scuola dell'infanzia e nelle prime due classi della scuola primaria. Io sono una insegnante di religione e sto nell'istituto comprensivo di Capaccio Pestum. Sto praticamente in tutte quante le scuole dell'infanzia. Io mi rendo conto che alcuni genitori non mandano i loro bambini perché giustamente hanno paura che possa esserci chiaramente con il contatto con gli altri bambini il cosiddetto contagio, quantomeno appunto non riescono a limitare quello che è il contatto con questi bambini in maniera diciamo regolamentare. Purtroppo io mi rendo conto che la problematica non riguarda soltanto noi insegnanti, ma anche il personale,
ATA e i bambini stessi che possono comunque contagiarsi. Il fatto di rientrare adesso il 18 le classi terze a me sembra in qualche modo farraginoso, perché in ogni caso c'è il rischio che questi bambini accomunati con quelli di prima e seconda elementare possano creare assembramento e dare vita praticamente ad altre forme di contagio, anche perché purtroppo il tampone viene fatto in maniera non obbligatoria ma facoltativa, per cui sono tanti gli insegnanti, personale ATA e bambini e famiglie, chiedo scusa, che non lo fanno. Per cui noi andiamo lì come se fosse praticamente una roulette russa, cioè noi andiamo a combattere con il virus quotidianamente, noi insegnanti. Come tutti. Perfetto, allora continuiamo il nostro giro. Non ho capito la proposta qual era. Ha fatto un'analisi giusta della situazione, rappresentando che effettivamente ci sono dei rischi, come tutti quanti sappiamo, ma non ho compreso se c'era una proposta. Ho soltanto detto che tra le due soluzioni, quella della chiusura e quella dell'apertura, dà una possibilità in più ai genitori di scegliere, quelli di non mandarli, e credo che sia, diciamo, inoppugnabile questo video, perché se è chiusa è chiusa e nessuno può andare, se è aperto io può decidere anche di non mandarli, atteso che è chiaro che nessuno mai oggi in questa situazione sognerebbe di applicare un regolamento restrittivo e buttare un bambino fuori dalla scuola solo perché in questa situazione non ha frequentato. No, è chiaro che sarebbe una cosa che quella si fuori dal mondo, però la condizione di avere le scuole, tutto sommato la condizione di dare le scuole aperte, dà comunque la possibilità di scelta che non c'è se le scuole sono chiuse. Questo ho soltanto detto, credo sia innegabile questo, no? Certo, ma che comunque sindaco Biancarosa, scusatemi se entro nel mezzo, insomma abbiamo affrontato anche nei giorni scorsi intervistando la dirigente Verrelli, ma anche sentendo la dirigente Baldi del primo circolo, che una didattica mista non è possibile, lo diceva anche il sindaco poc'anzi, insomma, quindi questa è poi la problematica principale. È chiaro, Raffaella, che il numero delle presenze viene considerato in una condizione di normalità. È chiaro che quest'anno non c'è la normalità. L'anno scorso, se guardiamo per esempio le presenze rispetto alla maturità, avete visto che i conteggi sono cambiati, la maturità come approccio è cambiato, hanno fatto soltanto la prova orale, cioè, quindi è chiaro che il fatto che i genitori non mandano i figli a scuola non potrà essere sanzionato come se fosse una condizione di normalità, e allora quindi è chiaro che avere le scuole chiuse o avere le scuole aperte, c'è un maggiore possibilità di scelta con le scuole aperte, atteso che nessuno mai, diciamo, boccerebbe un bambino perché non andare a scuola in una condizione di pandemia come questa, e come già è successo lo scorso anno quando avete visto che con lockdown le presenze non sono state tali da portarli agli esami, eppure hanno fatto lo stesso esame. Quindi credo che, io ho detto che tutte le osservazioni che sono state fatte sono giusto corrette, ma mi sembra che la condizione di avere scuole aperte dia più possibilità di scelta rispetto a scuole chiuse, e questo è innegabile. Perfetto, allora continuiamo soltanto il giro di interventi con Pierluigi e poi magari nella seconda fase andiamo a sentire le richieste che vorranno fare i nostri ospiti. Allora, Pierluigi Iorio, genitore e componente del gruppo No alla riapertura delle scuole ad Agropoli, perché hai aderito a questo gruppo Facebook? Beh, perché sono convinto che in mancanza di certezze diventa veramente difficile far sì che i nostri bambini possano andare, bambini e ragazzi, andare a scuola in maniera serena. Ma io fondamentalmente sono qui per portare la mia testimonianza. Insomma, avete detto, qualcuno lo saprà già, sono un attore, sono un regista, e proprio rispetto al mio lavoro, noi dal 4 marzo del 2020 siamo chiusi, perché il governo italiano da decreto ha chiuso i posti di lavoro, i nostri posti di lavoro, i teatri sono chiusi.
Durante il lockdown di marzo noi abbiamo avuto tanto tempo per parlare, farci venire idee, si sono immaginate molte misure per riprendere gli spettacoli con il pubblico in presenza. Usiamo questa locuzione anche per il teatro. Quindi si è pensato al distanziamento per tutti, la mascherina per il pubblico, insomma, ma queste misure però non sono bastate per far riaprire i teatri, perché di fatto un vero e proprio protocollo non è mai stato stilato, non esiste un protocollo, ed è esattamente ciò che accade per le scuole, perché un vero e proprio protocollo non c'è, o se non altro, se c'è incompleto, che noi non possiamo affermare che la scuola è sicura solamente perché obblighiamo i bambini, i ragazzi a mettere le mascherine oppure a farli stare lontani, distanziati, perché altrimenti sarebbero sicure pure tutte le altre attività che prevedono le stesse regole, ma che invece sono chiuse oppure hanno orari limitati. Usare la mascherina o parlare di distanziamento sociale sono regole da seguire, non è un protocollo. Seguire il protocollo è un'altra cosa. Per esempio, faccio un esempio, nel settore audiovisivo, e cioè nella realizzazione di film, programmi televisivi, doppiaggio, insomma tutto quello che concerne l'audiovisivo, appunto, esiste un protocollo che prevede sempre l'uso delle regole, mascherina, eccetera, eccetera, ma prevede anche screening e test per tutti i partecipanti ai set, i macchinisti, gli operatori di camera, gli attori, le sarte, tutti. E in questo modo il settore non si è fermato e loro hanno potuto continuare. Per fare un esempio pratico, se voi oggi vedete in televisione le vostre serie preferite su Netflix, oppure vedete I soliti ignoti con Amadeus dopo il TG, oppure vedete Che Dio ci aiuti con Elena Sofia Ricci, è perché nell'audiovisivo c'è un protocollo. Ed è quello che io chiedo da tempo ormai. Per mandare i nostri figli a scuola serenamente non bastano le regole, ma si deve tracciare tutta la popolazione scolastica, fare test periodici. A proposito di questo, ieri proprio ho ascoltato De Luca, il presidente della Regione Campania, aprire a questa possibilità e chiedere la collaborazione dei medici di base e quindi finalmente avere un protocollo, tracciare e fare i test a tutta la popolazione scolastica. È vero anche che in un momento così complicato, lo diceva giustamente il sindaco prima, avere anche una crisi di governo in Italia aggiunge incertezza all'incertezza che noi già stiamo vivendo. Noi invece adesso abbiamo bisogno di certezze, abbiamo bisogno di certezze rispetto ai vaccini. Eppure qui il presidente De Luca è stato molto chiaro, soprattutto rispetto ai tempi, che se tutto va come previsto, insomma, nelle consegne soprattutto di questi vaccini, e la certezza per noi genitori di essere sereni nel mandare i nostri figli a scuola. Perfetto, allora continuiamo con il sindaco, che magari, non so, può rispondere a Pierluigi, visto che insomma l'abbiamo fatto con Tiziano e con Biancarosa, magari può dare il suo punto di vista. No, Pierluigi dice delle cose corrette. Abbiamo fatto tante battaglie insieme in quel che riguarda il teatro, per esempio, ad Agropoli, quindi vedere quella struttura chiusa veramente è un dramma, credo anche sociale alla fine, perché è diventato un luogo, Pierluigi sa bene, di incontro molto molto bello, dove veramente si riusciva a vivere tutti insieme delle emozioni importanti, e questo ci è negato, quindi su quello sono assolutamente d'accordo. Si può fare molto di più, sindaco, si può fare molto di più. Sì, sì. Ne abbiamo parlato molte volte. Si può fare anche molto di più, certamente, però bene o male se eravamo riusciti a far diventare il Cineteatro un centro veramente importante, e ci piange veramente il cuore. Quindi, e poi veramente il fatto di chiudere le porte, insomma, del mondo dello spettacolo così, in maniera così brutale, senza dare occasioni in qualche modo di ragionare, è stata pure una scelta forse forzata, che insomma non ci si è ragionato bene. Però effettivamente per lui il problema è proprio questa questione delle incertezze che noi viviamo, che effettivamente è così, ci muoviamo un po', come dire, alla giornata, cercando di adattarci alle mie... anche il fatto che si conseguono ordinanze giorno dopo giorno. Oggi, stamattina, mi telefono, dice: ma oggi che siamo? Gialli, arancioni, rossi, possiamo aprire? Cioè, anche questo, no? Dà il segnale di una situazione difficile da gestire in generale. Perché giustamente il negoziante mi chiama e dice: ma posso aprire? Chiaro che decisioni di continuo. Ora, per esempio, l'ultima, sulle mense. Le mense possono essere aperte, poi... il governatore dice: no, le mense chiuse. Ora mi dicono: no, le mense nelle scuole potrebbero aprire per gli asili e non per le scuole primarie. Ecco, è veramente una situazione di difficile gestione, e quindi è chiaro che in questa confusione, se non ci sono certezze, aumenta il rischio, e questo non dovrebbe succedere. Quindi condivido l'analisi
di Pierluigi. Ora, allora vi chiedo a questo punto, che potremmo fare noi ad Agropoli nel nostro piccolo, se riuscissimo a trovare delle soluzioni, quali potrebbero essere? Ecco, Tiziano, non lo so, Pierluigi, che avete pensato? Diciamo, ragioniamone insieme, perché io sono disponibile a trovare eventualmente soluzioni. Perfetto, allora Tiziano, visto che ci andiamo nel secondo giro di interventi, a questo punto andiamo nel concreto e facciamo delle richieste, come appunto ha messo in evidenza il primo cittadino, proprio per far capire ai telespettatori anche il senso di questo nostro focus che vuol mettere in risalto la vostra scelta e quindi il no alla riapertura delle scuole ad Agropoli. Allora, che cosa chiediamo, Tiziano? Allora, innanzitutto è il caso di precisare che quello che i dirigenti scolastici che avete citato prima vi hanno detto, che non è possibile fare contestualmente DAD e presenza, stando così le cose come oggi siamo messi, vi hanno detto la sacrosanta verità, perché non rientra assolutamente nelle loro prerogative. Ad oggi i dirigenti scolastici sono inchiodati al DPCM dell'8 marzo dell'anno scorso, 2020. Dirigenti scolastici ad oggi in tutta Italia possono applicare la DAD esclusivamente quando le scuole sono, e quando la didattica in presenza è sospesa. Poi ci sono delle eccezioni in alcune regioni, tra le quali anche la nostra, che prevede la DAD esclusivamente per gli alunni o i familiari degli alunni che hanno patologie immunitarie. Solo in questi casi è possibile la DAD. Tengo a precisare che si è tanto parlato degli alunni e del personale in generale scolastico che rientra nella categoria dei fragili. In questo la Regione Campania è stata attenta già a illo tempore a prendere delle iniziative, a dare delle linee. Il problema qual è? È che purtroppo la DAD è stata prevista ed è tuttora confermata anche dall'ordinanza appena uscita, la numero 2, anno, della Regione Campania, conferma la DAD esclusivamente per i casi che vi dicevo prima. Non dobbiamo dimenticare che all'interno delle categorie fragili, sono tantissime patologie croniche, tantissime, e ne dico una su tutte. Problemi legati alle vie respiratorie, quindi allergie, ma non solo allergie intese nel senso più leggero del termine, ma tutte le patologie tipo asma, e l'asma, chi soffre di asma medio-grave, comunque tutte patologie legate al sistema respiratorio che sono molto diffuse, ma non sono solo quelle, sono tutta una serie di altre patologie cardiache legate a diversi aspetti, che purtroppo non sono tutelate. Cioè, chi rientra in quella categoria ampia di fragilità, nella sostanza non ha diritto né alla didattica a distanza né a quella integrata, che è una cosa diversa. Ha diritto esclusivamente, nel momento in cui si va in presenza, che è l'unica soluzione, ha diritto ad avere alcuni accorgimenti del tipo mascherina sì, mascherina no, oppure viene isolato in un angolo, oppure viene messo in un certo punto dove c'è una porta aperta. Cioè, rimedi di questo tipo, che non sono nemmeno lontani parenti di quella del termine usato prima da Pierluigi, cioè di un protocollo. Per cui noi stiamo andando, e in questo io sono d'accordo col sindaco, dice alla fine sono provvedimenti che ci piovono dall'alto, non è certo colpa dei sindaci. Però il punto è questo. Noi abbiamo nelle nostre mani, al di là della gerarchia istituzionale, abbiamo nelle nostre mani la salute di noi stessi, dei nostri bambini e di tutti quanti i nostri cittadini. Se domani a scuola, nel plesso X piuttosto che un altro, ci saranno dei contagi, verranno coinvolti bambini o personale che hanno già patologie particolari e rischiano la vita, poi cosa dovremmo dire? La colpa di chi è?
è del gruppo o dei gruppi come il nostro che magari non è stato così incisivo da far capire l'importanza della cosa? È del sindaco che non ha provveduto con le ordinanze che pure può utilizzare? È del governatore che pur avendo ammesso a presupposto delle sue ordinanze delle risultanze scientifiche inequivocabili che non hanno bisogno di interpretazione ha preso una decisione diversa? O addirittura è colpa dello Stato? Bene, potremmo prendercela con chiunque, anche legalmente parlando, con chiunque ce la potremmo prendere, ma quelle vite non ritorneranno indietro. E teniamo anche presente una cosa, che anche quando non ci si rimette la vita, sono documentazioni ufficiali che testimoniano che chi è rimasto contagiato dal Covid ed è guarito porta dei postumi importantissimi e se li porta dietro, ed è stato dimostrato che buona parte ad oggi non guarisce completamente, porta dietro dei postumi a livello respiratorio, polmonare, compagnia cantando, di importanza notevole. Ci sono persone che hanno testimoniato di non avere più la stessa lucidità mentale, non hanno più la stessa tolleranza, la continuità sul lavoro, cioè parliamo di tutta una serie di cose, per cui non è solo il rischio della vita che è prioritario, ma noi rischiamo di compromettere in maniera permanente la salute di chi ci resta. Okay? Allora, detto tutto questo, non lo diciamo per fare filosofia, ma lo diciamo solo per dire a noi stessi, a partire da me, poi a dirlo agli altri, che non è il tempo di scaricare sugli altri. Per quanto riguarda, è inutile, abbiamo evidenziato già che tanto il governo quanto la regione potevano e dovevano fare cose molto diverse. Abbiamo anche visto che i dirigenti scolastici, normativamente parlando, non possono fare niente di diverso finché le scuole sono aperte. È chiaro. Allora, l'unico modo, il modo che io trovo più congeniale per giustificare formalmente la cosa e per andare alla sostanza, per tutelare la salute di noi tutti, è quella di adottare delle ordinanze, così come è nella facoltà dei sindaci, delle ordinanze urgenti e per ragioni contingenti, che sono previsti da due normative nazionali, oltre che viene anche ribadito e confermato, se qualora ce ne fosse ancora stato bisogno, anche dalle ordinanze regionali, che sottolineano quanto in situazioni peculiari sul territorio i sindaci abbiano la facoltà di sospendere l'attività didattica in presenza e di adottare anche altre misure addirittura. Non vengono elencate, però viene data alla flessibilità, alla sensibilità, al profilo del caso specifico che si trova a risolvere, che si trova a risolvere. Nel nostro caso è anche opportuno evidenziare che le scuole, gli istituti scolastici di Acropoli non hanno ripercussioni solo per la popolazione acropolese, ma per diversi comuni prossimi a noi. Noi non dobbiamo tenere presente solo i contagi di Acropoli, che sono 25, e ricordo bene quando in lockdown, avendo 2, 3, 4 casi, eravamo tutti spaventati e impazziti quasi dall'agitazione, no? Oggi ne abbiamo 25, muoiono ogni giorno 500 persone in Italia, ne abbiamo fatto quasi un'abitudine. Teniamo presente che abbiamo a nord il comune di Capaccio Pestum, che ha il doppio, se non qualcosa in più, al sì. momento di contagi. Sì. Sì. Teniamo presente che Castellabate, tra l'altro infatti Castellabate insieme ad altri 3 comuni, se non ce ne sono anche altri, del Cilento, hanno prorogato la chiusura delle scuole per fare un discorso di attività, proprio quella che diceva prima Pierluigi, di monitoraggio del personale, delle scuole, delle anche famiglie, di chi sia. Anche, ok. Voglio dire, noi nella situazione di Acropoli, perché parliamo di Acropoli, possiamo tranquillamente motivare un'ordinanza sindacale che considera assolutamente necessario avere un atteggiamento prudente, atteso che i nostri istituti sono frequentati dalla popolazione scolastica, personale ATA, docente, anche dirigenti che vengono da fuori, e alunni che vengono dappertutto, e sappiamo che quando vengono da fuori vengono con i mezzi pubblici e sappiamo che purtroppo sui mezzi pubblici il controllo è zero,
e non da noi ad Agropoli, in tutta Italia. Tutta. Allora, io vorrei capire, ma per quale razza di motivo, se sugli auto, sui mezzi pubblici, non più del 50% della disponibilità bisogna occupare, altrimenti c'è il rischio. Nelle aule, invece, 20 bambini, 20 ragazzi c'erano prima della pandemia, 20 ce ne sono oggi, il rischio non c'è. È di oggi la pubblicazione su un giornale, un quotidiano spagnolo, è stato pubblicato uno studio fatto da un'università della California, un team di scienziati, che ha certificato e attestato che in un'aula, in diversi ambienti, tra questi ambienti della vita nostra quotidiana, c'era quello di un'aula, dell'aula scolastica, è stato certificato che pur applicando quelle che sono le regole che prima opportunamente sottolineava Pierluigi, non protocollo, pur applicando le regole che oggi noi applichiamo, se c'è un contagiato di Covid e applichiamo tutte le regole, mascherina, distanziamento, ricambio d'aria, tutto quello che abbiamo, che sappiamo, su una classe di 20 bambini, di 20 alunni, non solo bambini, anche ragazzi, ci sarà un contagio di almeno 5 persone. Allora, teniamo anche presente, ritornando al discorso che dicevamo prima della fragilità di tutti quelli che hanno problemi respiratori e che quindi non potranno avere la mascherina, la normativa glielo consente. Immaginiamo cosa vuol dire un solo caso che sia in una scuola, con quale facilità si irradia, sperando sempre che non sia nemmeno uno dei casi contagiati provenienti dalle varianti cosiddette, alle variabili cosiddette. Allora, per questo ci sentiamo di proporre nostro sindaco, quello che ci sentiamo di proporre anche in altri comuni dove comunque c'è questa stessa criticità, di perfezionare un'ordinanza di questo tipo, specificandolo in questi termini, perché ribadiamo, i dirigenti scolastici non hanno la possibilità di fare niente di diverso. Esistono forme di istruzione diversa, esiste la domiciliare, la parentale, ma sono cose diverse. La domiciliare sono per bambini, per alunni, ragazzi che hanno problemi di salute, che sono ospedalizzati, che hanno situazioni particolari. Quella parentale, che è prevista non per l'emergenza, esiste da tanti anni in Italia, ma esiste per alcuni casi, cioè è una cosa a cui può far fronte una famiglia, due, tre, ma non è la soluzione per i più. Per cui, al di là di queste situazioni, che sono e rappresentano delle eccezioni, non certo la soluzione per i più, il dirigente scolastico non può fare nulla se l'attività in presenza resta aperta, resta attiva. Quindi l'unico modo per bypassare i provvedimenti nazionali e quelli regionali sta nell'adottare queste ordinanze che, caro sindaco, ti dico, nella peggiore delle ipotesi, cosa potrà succedere? La discuterà il prefetto? Valuterà di annullarla? Valuteranno di impugnarla? Non sarà accaduto il mondo, almeno ci avremo provato. Non è detto che sarà annullata o impugnata e non è detto che nel momento in cui venga fatto non ci siano ragioni, e ce ne sono, di diritto per difenderla e per conservarla come provvedimento. Quindi io penso che di fronte, mettendo sulla bilancia i rischi che abbiamo, vada la pena di correre, di adottare un provvedimento del genere, che rappresenta norme alla mano, ad oggi l'unico rimedio. Certo, è evidente che se domani mattina, fra tre giorni, la regione o il governo decide di chiudere le scuole, il problema non c'è. Ma se ancora temporeggiano e temporeggiano per due settimane, in due settimane cosa facciamo? Bene, Tiziano, allora lasciamo al sindaco rispondere. Allora, sindaco, in base a quello che ha appena elencato Tiziano, è fattibile secondo te un'ordinanza del genere per la città di Agropoli? Lui faceva riferimento a situazioni che credo in questo momento non sono da prendere in considerazione, perché stiamo ragionando di asili, di scuole elementari, di primarie, dove la situazione raccoglie utenza, diciamo, assolutamente locale. Forse già dalle scuole medie in poi, e soprattutto per le scuole superiori, si pone il problema effettivamente di tenere in considerazione anche la situazione degli altri comuni. Quel che riguarda la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, è chiaro che ogni comune ha le sue strutture, quindi va tenuto in considerazione la situazione soltanto di Agropoli.
Però teniamo conto, Sindaco, scusami se ti interrompo, del personale ATA, degli insegnanti, che comunque non tutte sono appartenenti alla città di Acropoli. C'è qualcuna che comunque viaggia e viene sia nelle scuole, sia nella scuola dell'infanzia che nella primaria da fuori comune. Non solo, ma a completamento, Sindaco, perdonami, a completamento di quello che diceva Raffaella. Teniamo presente che oggi esistono gli istituti comprensivi. Gli istituti comprensivi, ed è il caso di Acropoli, hanno anche alle proprie dipendenze alcuni plessi che sono fuori comune. È il caso, per esempio, di quello della scuola secondaria di primo grado di Tor Chiara, che dipende dal secondo circolo di Acropoli. Quindi esatto. C'è il discorso di queste interconnessioni, oltre al fatto che dice Raffaella, infatti mi ha anticipato, non volevo interrompere prima. Sì, vabbè, ma comunque i bambini di Tor Chiara vanno a Tor Chiara, i bambini di Acropoli vanno ad Acropoli, quindi si tratta... I docenti, Sindaco. Lei ha fatto il tampone? Io sì, 3 volte. E molti suoi colleghi non lo vogliono fare. E non lo fanno. E allora, a questo punto, cosa deve fare? Allora, questo è un problema di responsabilità di ognuno. E allora, visto considerato proprio in virtù del fatto che mi intrometto perché altrimenti non riusciamo a capire né l'uno né l'altro, perdonatemi, quindi facciamo finire un attimino il sindaco e poi magari può intervenire Biancarosa per rispondere insomma a quello che vuol dire il sindaco. Prego, sindaco. Screening, come sapete, non è obbligatorio, non si può obbligare gli insegnanti. Noi abbiamo abbiamo invogliato gli insegnanti, il personale ATA, tutti coloro che frequentano la scuola a fare il tampone. Sappiamo che non c'è stata una percentuale altissima di coloro che l'hanno fatto, quindi questo sicuramente non è un fatto positivo. C'è stato un segnale migliore quest'anno come presenza. Noi abbiamo cercato ulteriormente di invogliare gli iscritti quanto più possibile. Ci sono fatti parte di dirigenze anche molti istituti privati, ludoteche e quant'altro, che hanno invitato i genitori e il personale, i propri collaboratori a fare questi screening, che molti di loro l'hanno fatto con anche una buona percentuale. Quindi penso che per quel che riguarda la questione scolare dell'impatto a scuola primaria siamo in una condizione di tranquillità. Certo, il ragionamento diventa più complesso quando andiamo a ragionare della scuola media e soprattutto quando parliamo delle scuole superiori, quindi penso che al momento di seguire le indicazioni del governatore De Luca, quindi di consentire l'apertura in presenza fino alla terza elementare, poi valuteremo minuto per minuto quello che accadrà, cercando eventualmente di valutare sull'esperienza di quello che sta accadendo eventuali correttivi. Però mi pare, per come le scuole sono preparate, per come viene svolta l'accoglienza, per come siamo riusciti ad attrezzare le scuole con distanziamento ed altro, che diciamo c'è una discreta sicurezza, diciamo, rispetto a quelle che sono le indicazioni che abbiamo ricevuto da parte del Ministero sul distanziamento e quant'altro. Tutto questo però comporterà che nel frattempo monitoriamo giorno per giorno tutte le persone e gli alunni che rientrano nella categoria dei fragili, siccome non sono nella condizione di poter andare in presenza e non possono beneficiare nemmeno della DAD, li stiamo privando del loro diritto. No, io so che, perché mi risulta invece le persone fragili possono andare in DAD. Allora, la normativa, i dirigenti scolastici, chi lo fa, per carità, bontà loro e siamo felicissimi come utenti, ma normativa alla mano purtroppo non è consentito se non nei casi che ci siamo già detti prima. Abbiamo detto, quindi, quelle sia la patologie gravi, loro possono per la DAD in collaborazione con gli insegnanti, loro è garantita la presenza. Posso dire una cosa? Posso intervenire, Raffaella? Sì, prego, Biancarosa, prego. Sei allora, d'accordo con quello insomma che è stato detto allora, fino adesso? Quello che è stato detto fino adesso mi sembra un po' in contraddizione sui tempi, più che altro, perché oggi 16 praticamente oggi 16
16 gennaio, i bambini dovrebbero rientrare il 18 di terza elementare, no? Lo screening su questi bambini quando verrebbe fatto? Punto. Cioè, quello voglio sapere. Ok. I tempi non ci sono. Cioè. Quindi più screening e più tempi brevi per accorciare, ovviamente. E per fare in modo che questi bambini possano rientrare in sicurezza. Chiedo scusa, Raffaella, però sottolineiamo sempre che lo screening è volontario, quindi purtroppo non possiamo obbligare i bambini e i genitori. Allora, l'ordinanza è uscita ieri, ok? Allora, vediamo un po' cosa succede in questi giorni. Impossibile dal punto di vista proprio di tempistica e anche della volontà da parte dei genitori nel fare lo screening. Guardate, una cosa soltanto, dobbiamo essere pratici. Nel momento in cui si entra all'interno della scuola, bisogna che venga effettuato uno screening. Nel momento in cui lo screening non viene effettuato, automaticamente tutti quanti, i bambini, il personale e quant'altro, sono a rischio. Punto. Questa è la realtà dei fatti. Però c'è anche l'altro lato della medaglia, Biancarosa, perdonami se metto in evidenza anche quest'altra cosa. Abbiamo visto più volte nel corso di questi mesi che lo screening alle volte ha dato esito anche falsato, quindi ci vorrebbe un tampone molecolare, se proprio per stare tranquilli, ma non possiamo a questo punto effettivamente obbligare ancora di più a sottoporre i bambini a un tampone molecolare se non ce n'è davvero necessità. Quindi diciamo che è un palliativo lo screening, ma non è il problema. È un palliativo. Sì. Esattamente, Raffaella, come dici tu. Allora, a questo punto è meglio che per un altro mese, io non dico molto, un mese e mezzo, quello che è, a nessuno piace la didattica a distanza. Io sono un insegnante, lo dico per prima, e sono un insegnante che va in presenza, ripeto, perché sono nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, quindi io vado in presenza. Però lo screening, per fare in modo, chiedo scusa, che le cose vengano fatte in maniera perfetta, per evitare che possano esserci problemi, io credo che un altro mese, un mese e mezzo, quello che è, per evitare la diffusione, perché nella scuola è inevitabile, noi abbiamo delle classi pollaio, noi non abbiamo delle strutture per quanto riguarda l'edilizia scolastica che sono idonee per poter accogliere praticamente i ragazzi in maniera anche differenziata, ovviamente, così come viene stabilito, e per fare in modo che non ci sia tra di loro un assembramento oppure forma di qualunque tipo di contatto sociale. Purtroppo la nostra edilizia scolastica non ce lo permette. Quindi io sono dell'opinione che per un altro mese, un mese e mezzo, per quanto io sia contraria ovviamente a quella che è la cosiddetta didattica a distanza, perché per me ovviamente come insegnante è un limite, però nonostante ciò in questo momento io chiederei di fare la didattica a distanza per permettere proprio questo screening e anche questo, diciamo, questa analisi generale di quelle che possono essere le problematiche legate sia ai bambini, alle famiglie, che al personale scolastico che in questo momento si trova a rischio. Io questo dico, nient'altro. Bene. Sono d'accordo, ma contesto fortemente l'idea delle classi flagge. Ci sono, sindaco! Sindaco, ci sono, perché l'edilizia scolastica è quella. La prego, sindaco. La prego di fare un giro per le scuole di Agropoli, mi trovi una classe pollaio. No, io parlo delle scuole,
Io parlo delle scuole anche che frequento io. Ci sono le classi pollaio, ci sono. Io credo molto nella buona volontà dei sindaci, non credo che sono sindaci che hanno aperto classi pollaio, non credo. L'edilizia scolastica fa acqua da tutte le parti, lo sappiamo, la prego sindaco, e non chiudiamo gli occhi. Classi pollaio, io non... Le classi pollaio significa piccole strutture con tanti numeri di ragazzi, punto. Io non ne vedo classi pollaio, almeno ad Agropoli non c'è nessuno. Bianca Rosa, tu ti riferisci in particolare alla scuola dell'infanzia, giusto? Per quanto riguarda le classi pollaio? Dove? La scuola dell'infanzia, alla scuola primaria. Quale scuola dell'infanzia? Dica nome e cognome della scuola e andiamo a fare un sopralluogo. Quale? Come insegno io, sindaco. Allora, per cortesia, allora, noi stiamo parlando di numeri praticamente esigui. Allora, le scuole dell'infanzia hanno bisogno di spazi, perché i bambini hanno bisogno di spazi, sì. Ok? Così come anche i bambini delle scuole dove insegna? Quale comune insegna? Io non insegno ad Agropoli. Quale comune insegna? Capaccio Scalo, Capaccio Pesto. Non mi risulta che ci siano casse pollaio, quindi parli col sindaco di Capaccio e segnali questa cosa. Ma non credo sia. Non ci sono. Ma guardi, gli spazi sono esigui, sindaco, sono piccoli spazi per grandi numeri. Vabbè, chiariremo eventualmente questa cosa anche chiedendola al sindaco Franco Alfieri e verificheremo quello che insomma Bianca Rosa ha sottoposto in questa puntata di Cilento Focus. Bene, allora Pierluigi, per chiudere... Raffaella, prego. Soprattutto la scuola media di Capaccio Scalo, la scuola secondaria di primo grado. Glielo faccio dire dal suo sindaco. Sindaco, giusto per restare un attimino in tema per quanto riguarda le classi pollaio, vogliamo chiarire che ad Agropoli com'è stata la suddivisione a questo punto nelle scuole per quanto riguarda le classi? Cioè, può farci uno schema veloce giusto per far capire ai telespettatori, come diceva lei, che non ci sono classi pollaio? No, dove è stato necessario prendere gli spazi, abbiamo abbattuto le pareti, abbiamo fatto di due aule una sola. Dove è stato necessario. Abbiamo utilizzato gli spazi come repertori, laboratori, per implementare gli spazi possibili e utilizzabili e credo che con soddisfazione di ognuno, sia dei dirigenti che dell'amministrazione, siamo riusciti a trovare un equilibrio in tutte le scuole di Agropoli. Citavo la scuola secondaria di primo grado, la scuola media di Agropoli, diciamo, se vi fate un giro e avete prima di andare, troverete una scuola, io penso all'avanguardia, abbiamo dappertutto montato, fino anche nei bagni, non c'è più la carta, ma ci sono gli asciugatori, quelli con i ventilatori. Siamo riusciti a posizionare banchetti e spazi utili per ognuno in ogni classe, lì c'è un meccanismo come se era anche di classe rotante per mantenere gli equilibri. Quindi mi pare che è stato fatto tutto sommato un buon lavoro, forse c'è un problema di maggiore attenzione nelle entrate e nelle uscite. Va un attimino ottimizzato il resto, ma credo che a parte questo, io so soltanto questo. Siano prima parlava del fatto che se c'è un bambino ammalato in una aula, sicuramente almeno 5 bambini vanno contagiati. Io non lo so, sembra un calcolo di probabilità da verificare. So soltanto che ad Agropoli abbiamo avuto una bambina malata di Covid per 4 giorni a Moio e non ha contagiato nessuno. Questa è l'esperienza che abbiamo noi di Agropoli. Quindi credo che tutte le valutazioni che posso fare, soprattutto le valutazioni diciamo, che hanno delle calcoli statistiche da parte. Bene, allora per continuare il nostro giro concludiamo con Pierluigi Orio, sulla base insomma di quello che ci siamo detti fino adesso. Pierluigi, le tue conclusioni e la tua richiesta a questo punto, anche perché sei componente del gruppo No alla riapertura delle scuole di Agropoli. È stato proposto da Tiziano un'ordinanza specifica al sindaco, ma a quanto pare insomma non può essere firmata questa ordinanza. Io credo che ci troviamo in un momento molto particolare di emergenza e nell'emergenza non
mi dispiace sentire, però non tutti i docenti fanno il tampone perché è volontario, su base volontaria, però non possiamo far fare ai bambini, siamo in emergenza. Se noi vogliamo far tornare le persone a scuola, per me, dobbiamo essere certi che non abbiano contratto il virus. Stop. Altrimenti bisogna continuare con la didattica a distanza. In questo momento, con gli indici di contagio che continuano a salire, noi dobbiamo essere veramente molto cauti. Noi dobbiamo essere coscienti. Noi abbiamo due diritti fondamentali da affrontare. Abbiamo il diritto allo studio, che è sacrosanto, ma abbiamo il diritto alla salute, che è sacrosanto. E dobbiamo metterci in testa che il diritto alla salute è prioritario rispetto all'istruzione. Io penso che le scuole possano essere, debbano essere aperte, ma se c'è prevenzione, e la prevenzione purtroppo noi la possiamo fare solamente con i tamponi, screening e tamponi, tamponi e screening, e siamo in emergenza, si devono fare. Ma poi scusatemi, proviamo pure a focalizzare un attimo la nostra attenzione verso gli alunni più piccoli, no? Quelli delle scuole primarie, verso i bambini, però a 360 gradi, non solo pensando al diritto all'istruzione, alla socialità, che devono socializzare. Proviamo a immaginare il modo in cui un bambino percepisce le reazioni degli adulti quando si parla in casa di argomenti inerenti al virus. Ragazzi, io vi assicuro, io in casa non sono più capace di vedere un telegiornale, perché mio figlio appena sente Covid, nuovi contagi, morti, cambia canale, oppure alza la voce e dice: papà, basta, non lo voglio sentire. E allora, rispetto a questo, proviamo a entrare nella mente di un bambino che ha appena contratto il virus, per esempio. Ringraziando Dio, sono pochi. Ma pensiamo a un bambino che ha appena avuto il virus. Passerebbe dalla classe che vive insieme con altri bambini, insieme con la maestra, che è un ambiente del quale poi in un certo senso si sente protetto, no? Passa da questo ambiente protetto all'essere malato di Covid e immediatamente isolato. E questo stato lo porterà a essere completamente emarginato, altro che socializzazione. Sarebbe un colpo durissimo, non solo per un bambino, ma pure per un ragazzo più grande. Noi dobbiamo preservare lo stato emotivo dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Un adulto già affronta la malattia deprimendosi, e noi l'abbiamo visto. Bene che va, si deprime solamente. Figuratevi un bambino. Dunque, in definitiva, io vorrei che le scuole rimangano aperte, ci mancherebbe altro. Però oltre a mascherina, distanziamento, rilevatori della temperatura, insomma tutte le cose, spruzzi, gel, chi più ne ha più ne metta, si devono effettuare periodicamente i tamponi. Questa tamponi. È la mia richiesta. Dobbiamo vedere come dobbiamo fare. Se vogliamo aprire le scuole, dobbiamo fare i tamponi. Senza i tamponi, dobbiamo continuare con la didattica a distanza. Punto. Anche perché dopo un primo, certamente non tanto facile, periodo di avviamento, no? Il primo lockdown a marzo, insomma, oggi mi sembra che la didattica a distanza sia molto più organizzata, molto più funzionale, sia per insegnanti che per alunni. E secondo me, almeno secondo la mia esperienza, questo può essere considerata una valida alternativa alla didattica in presenza. Non è paragonabile, lo abbiamo detto, ci mancherebbe altro, ma è una valida alternativa alla didattica in presenza. Vi dirò di più e concludo, sempre per esperienza personale. Ci sono alcuni bambini, anche alcuni ragazzi, che hanno addirittura mostrato miglioramenti sia nell'attenzione che nell'apprendimento con la didattica a distanza, probabilmente perché sono meglio stimolati da mezzi elettronici, i PC, i telefonini, che a loro sono più congeniali. E allora questo poi evidentemente ci pone una domanda cruciale nel prossimo futuro, appena sarà finita questa terribile pandemia e questo periodo così drammatico. La scuola attuale è adeguata per far crescere i nostri figli? O forse le nostre aspettative e quelle dei nostri figli sono diverse verso ciò che la scuola ci offre oggi? Vi lascio con questa domanda. Sindaco, allora, secondo lei è possibile fare pressione per avere appunto uno screening più massiccio per quanto riguarda la scuola, e quindi effettuare non solo screening del sangue ma anche tamponi molecolari, che poi, ripeto, sono quelli che effettivamente rilevano se effettivamente si è contagiati o meno da Covid-19? Mi faccio parte dirigente di ciò che diceva Pierluigi, e credo sia corretto spingere sulla questione tamponi e prevenzione, quindi
Sicuramente in settimana ci metteremo in campo per incrementare il più possibile, insomma, lo screening, il più possibile i tamponi, anche perché no, campagne che si possono realizzare con l'ASL, i tamponi polimolecolari, credo sia una cosa che riusciamo a razionalizzare. Noi l'abbiamo fatto, per esempio, con il comune, siamo riusciti a organizzare un pomeriggio 70 tamponi per i dipendenti, non solo pomeriggio, credo che si possa benissimo fare per le scuole, e, diciamo, ci metteremo attenzione dell'ASL per aiutarli rispetto a questo, sperando, mettendo tra virgolette un po' anche gli insegnanti, se volete, con le spalle al muro, alle loro responsabilità, organizzandogli tutto noi e mettendolo magari nelle condizioni loro di rapidamente e con poco sforzo di fare il tampone. Magari in questo modo, trovando le soluzioni facili per loro, li tra virgolette costringiamo, come dire, in maniera bonaria a fare il tampone, implementando queste campagne anche in maniera quindicinale, perché no, questa è una cosa che prendo impegno di poter fare per cercare di rendere, ecco, più sereno in più a scuola di più. Anche perché ricordiamo che ad Agropoli c'è, presso l'ospedale civile di Agropoli, fortunatamente il macchinario che analizza i tamponi molecolari, e quindi avremo anche un risultato immediato per quanto riguarda ovviamente tutti i test. Se mi è consentito, logicamente, nell'attesa che tutto questo avvenga e ha dei tempi, teniamo anche presente che non risolveremmo il problema della popolazione scolastica riferito ai bambini, perché tutto questo, se lo si può fare e comunque ci saranno delle resistenze sul personale docente e non docente, figuriamoci sui bambini in che misura sarà possibile. Per cui, fermo restando che sarebbe auspicabile riuscire a fare tutto questo, ma nel frattempo ci sono dei tempi, e nel frattempo sottolineo e ricordo tutto quello che ho detto all'inizio del programma, e cioè tutta quella emergenza, tutti quei dati ufficiali, quegli indici, questa situazione che è grave, non ci nascondiamo, e quindi nel frattempo sarebbe comunque utile adottare un provvedimento diverso nella direzione che ho già avuto modo. Sì. Grazie. Sì. Sindaco, rispondiamo soltanto a Tiziano e poi concludiamo, insomma, questo focus, visto che ha puntato di nuovo l'attenzione su quello che era, appunto, su quello che era la sua richiesta. Io mi rifaccio, insomma, all'ordinanza che ti presentava poc'anzi. Come ho detto, insomma, le ragioni in questo momento, gli indici certamente sono preoccupanti, però gli indici fanno riferimento comunque a dati aggregati, perché se fai una valutazione sulla città di Agropoli, credo che le condizioni siano assolutamente diverse. Noi dobbiamo valutare non i dati aggregati, ma i dati singoli, quelli della nostra città, che oggi ci consentono, secondo me, di avere una percentuale di rischio molto bassa, e che quindi ci sta la possibilità di far tornare i bambini a scuola. È chiaro che staremo attenti, come ho detto, a tutte le evoluzioni, implementeremo certamente la possibilità per screening continui, però al momento, per quel che sono i dati, credo che sia ragionevole mantenere aperta almeno quelle che sono le scuole dei bambini più piccoli, così come da indicazione del governatore. Perfetto, grazie al sindaco Adamo Coppola per il suo intervento in questo focus importante, direi, con ovviamente i tre componenti del gruppo No alla riapertura delle scuole ad Agropoli. Grazie sindaco per la tua disponibilità, e speriamo, insomma, che effettivamente nella nostra città il numero di persone positive possa arrivare davvero a zero e così restare anche per il futuro. Ringrazio anche Tiziano Chirico, Pierluigi Iorio e Bianca Rosa Di Ruocco per la loro presenza in questo focus, e grazie a tutti i telespettatori che ci hanno seguiti.